Televisa presenta. Da ieri sera non faccio altro che pensare a come sarà la mia famiglia. Come sarà la famiglia di cui papà non mi ha mai voluto parlare. Devo essere tanto forte. Ma so che mio padre mi starà vicino in questo viaggio e mi proteggerà. Col pensiero anch'io sarò vicino a te. In attesa di raggiungerti. Dimenticavo questo. Sono così triste che... chissà dove avevo la testa. Questo cofanetto, più la croce che porti al collo, immagino che prima o poi tuo padre te li avrebbe dati. Ma ora non c'è più. Perciò te li do io. Ci sono tante sensazioni racchiuse qui nel mio cuore. Ho tante speranze. Anche se sono triste. Soltanto di una cosa sono sicura. Questo viaggio cambierà le nostre vite. E per questo voglio pregare. Prega anche tu, perché questo cambiamento significhi trovare la felicità. Prega perché riesca a trovare mia madre. E se la trovo, prega che sia come l'ho sempre sognata. Mi prometti che lo farai? Certo. Thank you.
sto cercando di controllare i nervi. Ci mancava questo a rovinarmi la giornata. Peccato, mi dispiace. Va bene, ormai è fatta. Non è la fine del mondo. Possiamo rimetterla a posto. Io lo so fare, eh? No, adesso esageri, mi pare. Quell'uomo mi ha baciato. Sì, mi ha baciato. Ti rendi conto? Mi ha colto di sorpresa. Mi ha tirato a sé e mi ha baciato. Non ci posso credere. Come ha potuto? Poi, proprio qui, in corridoio. E com'è stato? Ma che razza di domande fai? Sei la solita sciocca. Giorgio, presto, vieni qui. Presto, sbrigati. D'accordo, che guarda, c'è? Guarda, è lì, lo vedi? È quello. Scommetto che si sta vantando con l'amico, gli avrà già raccontato tutto. Ma qual è? Quello con la tuta verde. È stupendo, ti ha baciato. Queste fortune capitano sempre alle altre. Perché non ha baciato me? Sono cose che non dovrebbero accadere a chi non le apprezza. Io invece non ci tenevo affatto. Anzi, a guardarlo mi vengono certi nervi che l'ammazzerei. Ma non finisce così, cara mia, non finisce così. Riccardo ha dei forti dubbi, sai, riguardo alle rapine avvenute. Pensa che sia implicato anche tuo nipote. Luca? Sta scherzando, signora Valeria. Luca avrà pure dei modi un po' selvaggi, ma è un ragazzo onesto ed è buono. Eppure è un ingrato. Ma dovrebbe saperlo che è qui grazie a me. Perché è tuo nipote. E dovrebbe imparare a comportarsi meglio. Deve stare attento. Attento in che senso, signora Valeria? Luca non farebbe male ad una mosca. Il signor Riccardo sbaglia di grosso. Sta pensando di mandarlo via. Se quel ragazzo non cambia atteggiamento, lo licenzia. E io lo capisco, Romilda. Se tuo nipote fosse veramente una persona a posto, dovrebbe tenerci al lavoro. Io ti ho avvisata. Spero che non sia troppo tardi. Questa la lascio a te perché non voglio che mi dimentichi. Come potrei dimenticarti? Certo. Hai controllato la mia borsa? Sì, biglietto, documenti, cofanetto, c'è tutto. Tutto. Signorina, è ora di imbarcarsi. Angela! Ti amo, Angela. Ti amo tanto. Un viaggio è sempre pericoloso e starò in pensiero fino a quando non sarai tornato. Va bene, mi dispiace, sai. Vedrai che il tuo Dio mi proteggerà. Oh, la mia bella mamma. Sai cosa faccio? Cosa? Vado a prepararti una bella torta per il viaggio. Una torta? No, brava, no, mammina, lasciami andare, ti mangerei di baci, no. Lo sai? Sì, ti mangerei di baci, dai, dai, fatti mangiare di baci, vieni, dai. Avanti. Certo che mi è capitato un figlio tutto matto. Di la verità, sei preoccupato per le rapine. Ma lo sa anche mamma? No, sai, ho preferito evitare. Ah, hai fatto bene. Non voglio che si preoccupi. Ma io non posso fare a meno di stare in pensiero. No, no, sta tranquilla. Beh, ecco. Senti, Maria mi ha baciato. Maria? Uh-huh. Hai capito la santarellina? Va bene, con questo? Ma come con questo? È un guaio. La signora Chiara ci ha visti. No. No. Dai, non posso... Sì, ma tu che colpa ne hai? Scusa, è stata lei a baciarti. Ma che discorsi fai? Non potevo dare la colpa a lei. La madre l'avrebbe ammazzata di botte. Ah, è assurdo. Questa non me la sarei mai aspettata. Bella!
Stella! Dove sei? Sono qui! Andiamo, insomma, dove ti sei cacciata? Che sei venuta a fare qui? Non mi piace che vieni in magazzino. Controllavo i rifornimenti. Questo non è compito tuo. Beh, a me non dispiace farlo. È troppo faticoso per te, guarda, sei tutta accaldata. Sì, ma mi piace rendermi utile. Questo è compito di Mario, lo paghiamo apposta. Va bene, ma adesso calmati, torniamo sul bar. È accaduta una cosa terribile, se venisse a saperla tuo padre. Me ne sono accorta solo io, per fortuna. Ma che cosa è successo? Si tratta di tua sorella Maria. Devi tenere d'occhio tua sorella. Devi controllare cosa fa, dove va, non lasciarla sola un istante. Quella ragazza rischia di mettersi nei guai. Lo scoperto continua ad aumentare. Non lo so. Non hanno detto niente in banca? No, non mi hanno detto assolutamente niente. Meglio così. Guarda qui, anche le azioni sono in ribasso, è un disastro. Già, si mette male. Tuttavia, il signor Renato ha detto che prevede delle belle entrate per questo mese. Non so cosa farei senza di te, Simone. Nemmeno io senza di te. Io il mio dovere l'ho compiuto. Willy, adesso tocca a te compiere il tuo. Se non ti sposi al più presto, qui finisce tutto a rotoli. Lo sai che rischiamo la rovina, no? Non c'è bisogno che te lo spieghi, sai qual è la situazione. Non è semplice come pensi. Cristina ha un caratterino, lo sai come sono fatti i deriva. Sì, lo so, ma pazienza. Tanto è già deciso che la sposerai. Anzi, devi cercare di accelerare le cose, non possiamo aspettare oltre. Willy, voglio che il concetto ti sia molto chiaro. Ogni giorno che passa per noi le cose si mettono peggio. Ma che vuoi che faccia? Dammelo tu un suggerimento. Vuoi che la rapisca, che la metta nei guai, che costringa la sua famiglia a un matrimonio riparatore? Ma andiamo. È questo che vuoi? Per favore, Willy, io non intendevo questo, rapirla. Possibile che non capisci? Devi sedurla. Ah, papà. Non sarà poi così difficile portare a letto una bella ragazza. Andiamo. In fondo si tratta solo di saperci fare. L'atmosfera giusta, la musica, un bel posto romantico. E succede. Le donne cedono, sai. No. Non guardarmi in quel modo, ti sbagli, Willy. Il mio non è cinismo. Non basta, è cinismo, papà, è necessità. Basta. C'è una bella differenza, sai. Un giorno riuscirai a capirlo. Parlo a ragion veduta. Torna qui. Cosa c'è ancora, Mara? Non riesci a fare a meno di origliare? Questa volta ho fatto bene. Ma cosa ha detto a Willy? Non basta un mascalzone in famiglia. Così è la vita. Siamo in attivo. Buongiorno, Simona. Ciao. Buongiorno, signora. Ciao. Come va? Sembravi un po' agitato al telefono. Ah, il signor Riccardo non può fare a meno di preoccuparsi sempre per tutti. È in pensiero per lei, per vostra figlia. Dovrebbe imparare a prendere meglio le cose, scusatemi. Sai, sono preoccupato per quel ragazzo, Luca. Il nipote di Romilda. Se fosse per me, me ne sarei già liberato. Comunque, per questo viaggio lo metterò ancora alla prova, ma se qualcosa andasse storto lo caccerò via. Ne hai parlato, Romilda? Gliel'ho detto con molta franchezza. Ora il problema è solo di Luca, non nostro. Mangiamo qualcosa insieme oggi? Sono pieno di lavoro, Valeria. No, ogni tanto puoi smetterla con il lavoro e occuparti di tua moglie. Andiamo, giusto il tempo di pranzare. Va bene, come vuoi, se ti rende felice. Simone? Sì, signore. Se qualcuno dovesse cercarmi, io sarò qui tra un'ora. Ma si rende conto, Simona? Dedica tutto il tempo al lavoro e a me concede una misera ora. Mai sposare un uomo d'affari, è la peggior categoria di mariti. Andiamo. Arrivederci. Arrivederci, signora. Arrivederci. Hanno cambiato percorso. Questa notte saranno a Balgorria. Attenti, non tollero errori. Siamo intesi? Tutto deve essere eseguito in modo assolutamente perfetto. Chiaro? Controlla la carta. Siamo sempre sul percorso 9. Ma allora non mi stavi ascoltando? Sì, ti ascoltavo, no, sì. No, io ti sto parlando della cosa più importante della mia vita, di Stella. Ti sto dicendo che non ce la facciamo più. Ma provo a metterti nei miei panni. Beh, oggi eravamo insieme e sul più bello chi ti entra in magazzino la signora Chiara.
bisogna dire che Stella è stata proprio fenomenale. Pensa, mi ha nascosto dietro dei cartoni. Se la madre se ne fosse accorta, che so, avrebbe fatto una strage. Era venuta a cercare Stella perché era su tutte le furie. Non so, ce l'aveva con Maria. Non so cosa ne abbia fatto, ma deve essere qualcosa di grave. Diceva che sarebbe successo il finimondo se l'avesse saputo Pepe. Tu hai parlato con Maria, ne sai qualcosa? Sì, vedi, è stata tutta colpa mia. Come tua? Cosa hai fatto? Ma io non ho fatto niente, che vuoi che abbia fatto? È stata Maria che mi ha baciato. Beh, ti bacia sempre, no? Che problema c'è? Ma è stato c'è? Un bacio vero, sulla bocca. Mi ha detto che mi ama e mi ha baciato. Maria? Sì, Maria, la sorellina, la timida, e la madre ci ha visti. Sapessi che scenata. Oh, prevedo un periodo molto triste per la piccola Maria, ma tu sei proprio un mostro e per di più insaziabile. Ma smettila. Tra poco atterreremo all'aeroporto di Seiza. Scusi tanto, signorina. Mi dica. Dove si trova Seiza? È l'aeroporto di Buenos Aires, in Argentina. Va bene. Ci fermiamo qui. Vai così? Scendiamo. Muovetevi. Ah, sì, arriviamo. Questo è proprio il posto ideale. Ha preso la macchina fotografica? Sì, sì. Allora, che ve ne pare? Ah, è bello. Ah, bellissimo. Quei tre imbecilli ci rovineranno tutto. Il camion sta per arrivare. No, aspetta, mi metto il berretto. Sbrigati. Ma no, non te lo mettere, lascialo. Dobbiamo fare in modo che se ne vadano, altrimenti gli altri non si fermeranno. Hai ragione. Andiamo. Sta fermo. Perché si muove? Devi stare immobile. Ma dai, ma come faccio? Dai, almeno cambiamo posizione. È lui che non sa stare fermo. Mi appoggio all'altro, istante. Così va meglio, ok? Certo, mi costringevi a stare tutto storto. Fermi però. Ah, ce l'abbiamo fatta. Un'altra. Non ne posso su, più di foto, basta. Papà. Vieni qui. Che sono, papà? Che cosa vogliono? Niente, niente, non preoccuparti, non vogliono niente. Fermi. Guarda. Va tutto bene. Sono armati. Sentite, noi ci eravamo solo fermati qui a fare qualche foto, ma ce ne andiamo subito. Silvestre! Silvestre! Che c'è? Guarda! Guarda! Ehi, ma li stanno rapinando! Noi stavamo giusto... Sta zitto! Cosa volete? Sta zitto, ho detto! Sì, ma noi... Se farete quello che vi diciamo, non vi accadrà niente. No. E tu, smettila di frignare. Cosa fai? Faccio una deviazione. Ma come, non li andiamo ad aiutare? Ah, sì, certo! Marco! Sì! Vai in macchina a prendere la corda. Buone, ci sono qui. Cosa vuoi fare? Divertirmi un po'. Adesso basta. Ma cosa fai? Sei pazzo! Perché? Dovrei stare a guardare, secondo te. No, ma quelli sono in tre e armati fino ai denti. Andiamo. Scherzi? Vuoi filartela? Non ci penso proprio. Ma non sono nemmeno scemo. Ho in mente cosa fare. Dai, sbrigati. Legali, Marco. No, questo non può farlo, la prego, non lo faccia. Non è possibile. No. No. Allora, no. Vuoi spogliarti da solo o vuoi che ci pensi io? Tesoro, calma. Pensi, che cosa possiamo fare per voi? Sì, tutto finito, andiamo. Non c'è più nessun pericolo. Sentite, non ho soldi, mi hanno rubato il portafoglio, ma vi prego di accettare un biglietto della lotteria. No, no, senta, la prego, andiamo. Ne parliamo dopo. Vendete. Andiamo, non c'è tempo, ne parliamo dopo. Voglio tornare a casa. Torniamo a casa. No, grazie, faccio io. È bello questo posto.
È strano, di solito andiamo a ballare con gli amici. Non mi hai portato mai in un posto così romantico e intimo. Che cosa c'è? Vuoi conquistarmi? Può darsi che sia così, sì. Non c'è da sorprendersi se voglio conquistarti. Ma non scherzare, siamo fidanzati, mi hai già conquistato. Non abbiamo mai occasione di stare soli. E avevo voglia di questo, di stare con te. Perché ti dispiace? Cosa succede, Willy? Sei strano stasera. Strano? Sì. No, ti sbagli. Dici. No. Cristina, non so se l'hai capito, ma sono perdutamente innamorato di te. Questo posto me l'ha consigliato mio padre. Ha riservato lui il tavolo. E io trovo che sia una splendida idea. Ci voleva l'atmosfera giusta per dirti quanto ti amo e quanto ti desidero. Ti dispiace? No. No, al contrario. Mi piace essere qui con te. E con lo champagne. Un brindisi alla bellissima vittoria che hai ottenuto questa mattina. Hai fatto bene a seguire il consiglio di tuo padre. A noi due. Sì? Chi è? Mi scusi, abita qui la signora Virginia Persano? Sono io, che c'è? È accaduto no, qualcosa no, a mio niente di grave, sia tranquilla. Scusi un istante. Sì, signorina, è qui. Prego, le prendo il bagaglio. Scusi, Virginia? Sì, sono io. Sono Angela, la figlia di Francesco. Oh, la figlia di Francesco! Ma prego, accomodati. Ma com'è? Perché Francesco non ci ha mai detto niente? Ma guarda, lui scrive pochissimo e poi è un secolo che non sappiamo più niente di lui. Oh. Ma certo, io sono veramente una sciocca, una nipotina e talmente deliziosa. Parlami di lui, Angela, dimmi proprio tutto. Allora, dimmi come sta. Papà è morto. È morto? Quando? Alcuni giorni fa. Il suo cuore era molto malato. Ma una cosa ha potuto farla. Ha scritto alcune lettere. Una l'ha scritta per lei e l'altra per la sorella Romilda. Forse avrà voluto parlarvi un po' di me. Eccole qui. Ecco, sono le due lettere. Povero fratello mio, ha sofferto molto. Prima, negli ultimi tempi, no, credo di no. Leonardo, il suo medico, gli dava dei sedativi per non farlo soffrire. Non piangere, tesoro. Vieni, vieni, abbracciami. Io sono molto felice che tu sia qui, anche se mi hai dato questa terribile notizia. Ti ringrazio. Scusami, sono così sconvolta che... Sì, certo, la capisco. Mio padre, prima di morire, mi ha detto che qui avrei trovato certamente una famiglia. Sì. E che qui avrei trovato anche mia madre. Tua madre è qui, in Argentina? Sì, per questo sono venuta, per conoscere voi e per cercare mia madre. Sì. Ma è tutto scritto in queste due lettere. Sì, sì, ma scusami, cara, sono confusa. Certo. Oh, Angela. Angela, la figlia di Francesco. Una nipotina così bella. Anche tua madre sarà una bella donna, eh? Angela.
Angela, c'è un'altra zia. E i miei figli sono i tuoi cugini. Qui c'è tutta la tua famiglia, eh? Per questo sono venuta. Io sono qui perché... Ma per favore, Virginia, lega questa lettera. Per favore. Ancora altre due. Ancora altre due? Stai scherzando, Willy? È una follia, due. Sì. O tre. O quattro. Mi piace il ghiaccio. Cosa c'è? Penso di aver bevuto un po' troppo. Calma. Mi gira la testa. Calma, calma. Rilassati, amore. C'è qui il tuo tesoro. E inoltre... ti ho già preparato una sorpresa. Dopotutto la notte è appena iniziata. Andiamo via di qui, Willy. Andiamo via. Andiamo via. Mi dispiace tanto, Angela. Parla soltanto di te e ci prega di sostenerti, ma non c'è altro. Nient'altro. Credevo che parlasse di mia madre. Sicuramente l'avrà scritto nella lettera che ha mandato a Romilda. Sai, con lei aveva molta confidenza, con me non tanto. È triste, ma questa è la realtà. Mamma, non è il momento di parlarne. Mi dispiace. Può dirmi quando leggerà l'altra lettera, quella della signora Romilda? Entro domani mattina gliela consegnerò, sta tranquilla. E immagina che bella sorpresa, una nipotina. Andrai a stare da lei, eh? Ti consiglio però di farla sedere, mamma, perché potrebbe svenire dall'emozione. Questa è proprio una grande sorpresa, Angela. Non immaginavo assolutamente di avere una cugina. Hai pensato a quante cose avremo da raccontarci? Ti prego, fa un sorriso. Non mi piace vederti così triste. È che speravo di saperne di più da queste lettere. Non ci pensare più adesso. Domani sarà un altro giorno e si saprà tutto. Io ti racconterò tutto e tu racconterai tutto a me. Non ho troppo da dire. I ciechi imparano molto ad ascoltare, ma a parlare poco. Smettila di dire sciocchezze, Paola. Tua cugina deve essere molto stanca dopo il viaggio e dopo lo stress emotivo. Sì, hai ragione, mamma, è tardi. Ma con tutte le mie chiacchiere l'avrò fatta stancare di più e riposerà molto meglio di prima. Può dormire nella stanza di Luca, no? Tanto lui torna domani. Mm. E poi vedremo come organizzarci. Basta, Paola, smettila di chiacchierare. Oh, hai visto? Hai visto come mi trattano in questa casa? Ma sì, Paola, l'ho visto. Scusa. Sai, è vero, comunque sono un pochino stanca. Ora andiamo a dormire. Mm-hmm. Vieni con me. Accompagnami. Devo ancora imparare a muovermi all'interno di questa casa. Attenta. Ah, ho avuto una giornata terribile. Sono distrutta, sono veramente a pezzi, credimi. Ma dove dobbiamo andare? Molto lontano? No, è qui vicino. No. È un posto incredibile. Quasi un paradiso. E poi ci sono ancora due o tre bottiglie di champagne. Ti farò tante coccole, ti dirò tante cose carine. Sì. Ti amo e mi hai promesso certe cose. Tu sei un pazzo, Willy, però mi piaci da morire. Paola. Sì? Mi tratti come una bambina. Domani passeremo la giornata a chiacchierare. Ti racconterò tutto di Luca. Sai, sono molto felice perché quando lui conoscerà la sua bella cuginetta avrà un'altra di cui prendersi cura. Sarà divertente. So di essere egoista dicendo questo, ma se avrà un'altra di cui occuparsi lascerà tranquilla me. Tu vuoi che sia attento a te, no? Sì. Sì, litighiamo spesso, però in fondo mi piace molto. Luca è una persona meravigliosa. Lo capirai da sola.
Quanta pubblicità fai a tuo fratello? Ma credi che io gli sarò simpatica? Sì, tu sarai simpatica a tutti. A lui, sicuramente. Di Luca si sono innamorate tutte le mie amiche. Bene, a domani. Buon riposo. Ciao. A domani, Paola. Buonanotte. Grazie di tutto. C'è anche un balletto. Ah, amore mio, ti voglio. Sei così bella. Bellissima. Io ho sete. Bene, allora vado a prendere un'altra bottiglia di champagne. No, non ho più sete di champagne. Acqua. Amore mio. Voglio dell'acqua. Ti desidero. Amore mio. No, no. Che è successo? Cristina. No. Cristina. No. Dimmi, cos'è successo? Non voglio. Non voglio fare queste cose, no, Willy, no. Ti prego, non parlare così. Oh, che vergogna, scusami per favore, io mi dispiace, non capisco più niente, non so, è stato. No, va tutto bene. Mi sento meglio. Sì. Stai meglio, eh? No, Willy, no. Ma Cristina. Riportami a casa, Willy, per favore. Non è possibile. Ti prego, Willy, ti prego, portami a casa o ci vado da sola. Vado da sola. No, no, non te ne andare. Come ti permetti di entrare in camera mia senza bussare? Credevo che stesse ancora dormendo. Non volevo svegliarla, signora Fernanda, come l'altra volta, si ricorda. Le ho portato il tè. Sei una piccola bugiarda. Hai sempre una risposta pronta per tutto, non è vero? Te lo farò pagare. Guarda quello che hai fatto, stupida! In effetti sono molto nervosa, signora Fernanda, perché nel pomeriggio ho visto Malombra davanti alla sua casa. Quella strega? Sì. Che cosa ci faceva davanti a casa mia? Che ne so io, signora Fernanda. Forse stava facendo il malocchio a questa casa, lo dico io, suppongo, non lo so, no. Ad ogni modo, signora Fernanda stava facendo delle cose molto strane. Gesticolava così, girava su se stessa. Finiscila! Basta adesso. Vattene, lasciami sola. Sì, lasciami sola. Signora Fernanda, mi dispiace. Buonanotte e buon riposo, signora Fernanda. Maledetta. Sempre lei sulla mia strada. Che strano. Sentivo un freddo ascoltando Agnese. Sto diventando vecchia. Molto vecchia, mio carissimo marito. È perfetto, né troppo caldo né troppo freddo. Su, zia, un sorsetto. Che cosa fai qui? Sto dando la colazione alla zia, mamma. Lo può fare una delle cameriere. A me piace farlo, mamma. Va bene, è così colmo. Dolce. Mia figlia che si diverte ad assistere una malata come una qualsiasi infermiera. Non è una malata, mamma. Ah, no? E che cos'è allora? Su, avanti, rispondi. Insomma, che cos'è? Lei è mia zia e poi è l'unica che ho. Ma che cosa sento? Che cosa sono costretta a sentire? Lei è un vegetale. È soltanto una cosa. Solo una cosa che non pensa, non parla e non ci sente. Ci sente, mamma. Ci sente. Se vuoi parlarle, guardale negli occhi.
E allora vedrai dal suo sguardo che lei ti capisce e ti ascolta. Mamma, vado a cambiarmi per andare in ufficio da papà. Non ti azzardare. Non ti devi azzardare a rubarmi l'affetto di mia figlia, perché sono capace di ucciderti, Arianna, capito? Mi ascolti? Mi stai ascoltando? Io ti uccido, Arianna. Rispondimi! Mi stai ascoltando? Hai capito quello che ti ho detto? Beh, insomma, vuole dirmi che mi sta offrendo la possibilità, un biglietto. È così, Luca, davvero, accettalo, con tutto il cuore. Ma no, non deve ringraziarci. Sì, grazie a voi e a Santa Barbara. È soltanto grazie al vostro aiuto che siamo ancora vivi. Ci avete salvato da quei criminali. Che paura. Sì, sì, sono io, ora posso parlare. Che è successo? Che idioti sono. Ma non si rendono conto. Non è possibile. Allora a questo punto non c'è altro da fare che eliminarli. Adesso è chiaro. Capisci? Se li trovano e quelli parlano, sarà un vero disastro. Questo è l'ultimo errore. Falli sparire. Devi essere rapido, efficiente. Tutto chiaro? Scusa, sta calma. Mamma, dorme. L'ho fatto apposta, ti giuro. Non voglio svegliare tutta la casa a quest'ora. Va bene, mi dispiace, Luca. Vuoi venire al bar? Voglio vedere Stella. Ah, tu sei fuori di testa, Silvestro. A quest'ora al bar, ma è tardi. Ma noi di solito ci incontriamo lì di nascosto. Sì, sì. E poi se non vedo Stella, impazzisco. Io credo che sei già sulla buona strada. Silvestro, tu devi vivere sempre sul filo del rasoio. Per favore, calma. E dai, allora, vuoi venire? No, non dovresti andarci neanche tu. Domani mattina presto dobbiamo passare in ufficio, lo sai. Ci sarò. Ma adesso vado al bar. Potrebbe esserci anche Maria. Va bene, va bene. A domattina. Puoi svegliare tutti! Non ma ti ho fatto niente! Succedendo? Ma insomma, smettila! È Luca! Ma l'hanno capito tutti che sono Luca! Che ci fa nel mio letto? Non ci vede, non ci vede! Tesoro! Parla a voce alta! Non sapevamo che saresti tornato questa notte. Per questo dormiamo nel tuo letto. Lei è nostra cugina, è la figlia di Francesco, nostro zio, quello che abitava in Messico. È Angela. Oh, che spavento. Ah, Angela. Già, tu avrai pensato, un angelo del cielo è caduto nel mio letto. Sì, un angelo con la voce da urlatore.
Ma perché non me l'hai detto subito, Angela? Sono felice di conoscerti. Potevate avvisarmi. Posso darti un bacio? Sì. Ti prego di scusarmi, Luca. Ero così spaventata. Luca, forse è il caso che tu vada a... Ah, non importa tanto. Luca, meglio. Perché non vai a dormire sul divano? Va bene, d'accordo. Sul divano? No, no, non posso permettere che tu... No, neanche per sogno. Angela starà benissimo sul divano. Sì, sì, ti assicuro che è comodissimo. Adesso, non ti preoccupare tesoro, per me. Ti cedo volentieri il mio letto. Domani ne parliamo, Non voglio. Mi dispiace per Luca. No, non ti devi preoccupare. È lui Luca, l'uomo di casa. E se senti russare è sempre mio fratello. Sì. Bene, a domani, Luca. A domani, Angela. E... scusami ancora, sul serio, non volevo spaventarti. Arrivederci. Domani noi due facciamo una bella chiacchierata, eh?